Lobba Giulia, in argine dal 2010. Bezzaro Nicole, in argine dal 2010. Canale Giorgia, capitano, mio capitano, in argine dal 2012. Coco Anna, in argine dal 2012. Gentili Anna, in argine dal 2012. Fanton Benedetta, in argine dal 2013. Maddalena Greta, in argine dal 2013. Zuliani Carlotta, in argine dal 2014. Dordevic Maria, in argine dal 2014. Massarelli Giulia, in argine dal 2015. Rigoni Vittoria, in argine dal 2015. Zanetti Eva, in argine dal 2015. Meneghetti Silvia, in argine dal 2018. Tirapelle Laura, in argine dal 2018. Siamo in diretta dal Palla Altai, appena terminato l'incontro di playoff Altai Argine, vinto dall'Altai 3-1. Marco, il primo set giocato benissimo, poi ci siamo un po' spenti. Comunque bisogna dare merito all'avversario, di là c'è la qualità e quindi insomma onore a chi ha vinto. Cosa ti senti di dire dopo la sconfitta? Non è facile trovare parole perché una sconfitta che pesa tantissimo perché sancisce di fatto l'uscita di scena del campionato. E sì, hai detto tu. Bene, si sono meritati la vittoria, hanno avuto più lucidità forse nei momenti giusti. Nei momenti chiavi, la parte finale del secondo set, la parte centrale del terzo. E sì, noi i playoff sono un campionato a parte e non siamo riusciti a giocarlo come ci aspettavamo, Siamo però partite bene, molto determinate, quello sì. sì, siamo partiti bene, cioè, la squadra si è comportata bene, non ha demeritato. Solo che ci sono dei momenti del set che fanno la differenza. In quei momenti abbiamo avuto troppa frenesia, non siamo state lucide. Secondo me il secondo set abbiamo sbagliato un po' troppe battute, le abbiamo tenute in gioco quando potevamo andare avanti di un bel po'. Però cioè, le disamine tecniche e tattiche hanno poco conto perché comunque di là si sono meritate la vittoria, di qua no, noi non abbiamo fatto tutto quello che potevamo, ma quello che volevo dire io è non è che la squadra ha demeritato particolarmente, la squadra ha dato tutto quello che poteva dare. È una questione di mentalità, è una questione di esperienza, nel senso che l'Argine non ha mai fatto un playoff, questa ragazza non ha mai fatto un playoff. E quindi chi considera i playoff la fine di un ciclo forse si sbaglia perché si costruiscono le vittorie dalle sconfitte, Sì, non anche c'è perché nessuna squadra che ha era il primo vinto. anno questo di 18, quindi Certo, ci non c'era sta. nessuna squadra. Io ricordo che il progetto che avevo presentato alle ragazze era di fare una terza divisione e un under 16. Siamo trovati a fare i playoff per salire in prima divisione. Quindi anche lì bisogna riconoscere il lavoro che hanno fatto. In 5 mesi siamo stati perfette, 15 vittorie, nessuna sconfitta, mai battute in casa. Quindi Diciamo che abbiamo messo le basi per il prossimo anno, sicuramente non va sì. buttato via niente. Sicuramente sì. Poi non voglio entrare nel tecnico perché me ne intendo anche poco, ma il loro 9 comunque saltava tanto e tirava, cioè non è semplice giocare Sì, contro atlete che ma tirano così. è riduttivo racchiudere la squadra in un solo atleta. Certo, un punto di riferimento importante di Loro quell'altra. giocavano soprattutto sul 9. Sì, loro giocavano, ma c'era anche l'opposto che non aveva fatto bene, muro di difesa come invece in campionato in 2 partite questo opposto ha fatto contro noi 7 punti. Questa volta non ci siamo riusciti, cioè Poi sia l'andata che il ritorno non siamo riusciti a prendere bene le misure. Poi il 9 che deve fare i suoi 15 punti a partita ci sta, ci mancherebbe altro, un attaccante buono che deve fare i punti. Se fai i punti lì non è mai un problema, il problema è quando non riesci a fare i punti tu. ho notato un'altra cosa interessante, secondo me, sia Arzignano che Altair giocano in 6.
noi giochiamo in 12, è bene che poi alla fine uno dice ok, comunque hanno vinto e va bene così, però insomma la base noi ce l'abbiamo, cambi li hai eccetera, quindi è una squadra che può avere una prospettiva. Sì, ma guarda, soffermarsi alle ultime tre partite rischia di essere un po' limitante per la squadra, perché questa squadra, ripeto, ha fatto da settembre a marzo una roba impressionante che nessuno era mai riuscito a fare, ha vinto un campionato di fatti, lasciando 8 punti sulla terza che oggi ci ha battuto e lasciando 2 punti con l'Arzignano, vincendo tutte le partite e tutti gli scontri diretti. Se ci fossimo portato dietro i punti di scontri diretti saremmo primi e saremmo già quasi qualificati, però è così, bisogna accettarlo, il playoff è un altro campionato, noi giochiamo in 12, sì, rispondo alla domanda, noi abbiamo un gruppo veramente, non che gli altri non ce li hanno, però abbiamo un gruppo veramente speciale e quindi questo gruppo ha fatto il massimo, non è, evidentemente non eravamo pronte per fare questo tipo di esperienza, cioè per giocarsi, però ogni partita le ragazze hanno dato tutto. Io vi invito a rivedere a video gli ultimi 6 scambi e la palla non è caduta subito neanche da una parte e dall'altra, vero? Esatto. Però noi l'ultima sera abbiamo giocato con una formazione che non avevamo mai provato prima. Carlotta in banda. Perché volevo Carlotta al 2 e sì, rischiando un po' di più in ricezione e provando ad avere un riferimento di palla alta. Chiaro che è venuta meno un po' di più la ricezione, quindi fai fatica a giocare con i centri. Che sono notoriamente il nostro punto di forza. Poi è chiaro, bisognava fare qualcosa di diverso, bisognava rischiarle e abbiamo provato a rischiarle, ma io non è che devo dire alle ragazze che non ci hanno provato, le ragazze ci hanno provato e chi stasera parlerà di tu hai giocato bene, tu hai giocato male, fa un danno alla squadra, perché questa è una squadra veramente importante, è un gruppo veramente forte che ha bisogno di perdere, tutti i gruppi hanno bisogno di perdere per poi essere più forti. L'anno scorso non ci siamo neanche qualificati ai playoff, quest'anno siamo arrivati lì, abbiamo vinto un campionato. Allora andiamo un passo avanti, giochiamo in casa con l'Arzignano, comunque sarà una bellissima partita, l'Arzignano è una bella squadra, noi anche, quindi vedremo un'altra partita importante, giusto? Ma nessuno ha dubbi su come si comporteranno le ragazze daranno di nuovo l'anima per chiudere l'annata nel miglior modo possibile. Si gioca in casa nostra, poi noi pensiamo alla nostra squadra come abbiamo sempre fatto e mi spiace perché qualcuno dall'altra parte ha messo in dubbio la nostra serietà, qualcuno oggi gioisce, ma gioisce perché noi abbiamo fatto il nostro, perché quando ci è stato detto che non dovevo fare i giochetti sporchi, da quella parte è la stessa parte che adesso gioisce, quindi prima di parlare dell'Argine c'è bisogno che... Sì, poi bisogna anche vedere chi c'è di là, io non darei tanto peso. Sì, ma questa è una cosa che ci tengo a dire, perché mettere in dubbio la serietà di questa società è un po' pesante. Guarda, non ce la siamo prese, perché comunque le persone vanno pesate per quello che sono. Non sono gente addetta ai lavori, però è sempre fastidioso che ci siano queste... Su uno sport di squadra con ragazzini di 16 anni, dove principalmente io mi sento di insegnare tanto, non solo a livello tecnico, ma... E quindi se qualcuno si chiede se noi faremo il nostro ancora una volta dimostrando che l'Argine è una società serissima e dimostrando ancora una volta il valore di queste ragazze, a cui faccio i miei complimenti e faccio veramente le abbraccio più forte che posso, perché adesso sono tutte disperate ovviamente, però vabbè, l'importante è uscire dal campo sapendo di aver dato tutto, questo è fuori di dubbio, e, ripeto, sono state messe giù le basi per il prossimo anno e questo era importante, il progetto era biennale e quindi non ci spaventa niente, Marco. No. Forza Argine, Esso! Qui studio dal Palatrissino, Trissino 1, Argine 3. Qui con me c'è il coach Davide. Allora Davide, che ci racconti di questa partita? Bene, sono contento. Abbiamo chiuso positive.
tre punti che aspettati, perché aspettati, però meritati, dai. Partita giocata, al di là della squadra che c'era dall'altra parte, partita giocata, ma ho visto qualità da parte di tutte, si vedeva che erano tranquille in campo, hanno giocato, si sono divertite, hanno chiamato palla e si sono aiutate, hanno seguito i consigli che gli davo, anche in certi punti della partita dove magari la tensione o l'andamento della partita poteva far sì che ci fosse un po' di sbandamento, però sono sempre rimaste in gioco. Nota positiva e spero che le ragazze continuino a pensare in questa maniera qua, ripeto, al di là della squadra che c'è dall'altra parte. La pallavolo che ho visto oggi si avvicina molto alla pallavolo che stiamo insegnando alle ragazze, quindi dai, sono contento. Ci voleva anche per il morale in squadra, ci voleva per la classifica, e bene, dai, andiamo avanti così, dai, ci prepariamo bene alla prossima. E niente, e apriamo il weekend alla grande, dai. Ok, grazie Davide, a voi studio.